Siamo con il giornalista Gianfranco Marino. Cominciamo subito con una domanda molto schietta. Cos'è Inaspromonte? Beh, potrei essere altrettanto schietto e dire Inaspromonte è questo, ma Inaspromonte in realtà è molto di più di un giornale, perché è un esperimento, è un progetto in cui la redazione, quindi il direttore responsabile, Antonello Italiano, i collaboratori e tutti quelli che stanno mettendo il proprio impegno da circa un anno nella realizzazione di questo prodotto ritengo abbastanza interessante. È una scelta editoriale molto coraggiosa perché mi piace definirlo un diverso modo di dare l'informazione rispetto a un contesto come quello dell'Aspromonte, che è molto variegato, molto complesso, e che è fatto da un sottobosco culturale in continuo fermento. Quindi c'è un fermento, ripeto, di cultura, di iniziative, di interesse che nei centri dell'entroterra è molto vivo, ma è spesso molto trascurato. Quindi noi abbiamo cercato attraverso questa iniziativa di accendere i riflettori su questa realtà. E lo stiamo facendo ormai da un po' di tempo attraverso una scelta editoriale nuova, attraverso una veste grafica abbastanza interessante, ritengo, e questo è testimoniato, insomma, dal grande riscontro che stiamo avendo su tutto il territorio provinciale, o quasi tutto il territorio provinciale. Inaspromonte è un mensile che tratta di tematiche prettamente culturali, quindi non è il solito taglio, quello della cronaca, ma è un mensile di approfondimento. Quindi aspetti culturali, aspetti legati alla storia, alle tradizioni e a tutto quanto compone, ripeto, il variegato mondo dell'Aspromonte. Da qualche tempo, perché è già in corso ma si sta sviluppando, avete deciso con la redazione di Inaspromonte di avviare un nuovo progetto che si chiama Scrivere Inaspromonte, ma è un progetto che guarda su più fronti, cioè questo Scrivere Inaspromonte ha dei duplici significati. Sì, è vero, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché scrivere in Aspromonte è un progetto a cui teniamo particolarmente. Da dove nasce l'idea di scrivere? Dico da dove nasce l'idea, poi ovviamente dico anche cos'è scrivere in Aspromonte, per chi non lo sapesse. L'idea di scrivere in Aspromonte nasce dall'unione di più esperienze, che sono quella di Gioacchino Criaco, scrittore, vabbè, ormai noto al grande pubblico, anche grazie alla ribalta di Anime Nere, insomma, il film tratto dall'omonimo suo lavoro. L'esperienza e il pallino, direi, tra virgolette, di Gioacchino Criaco. Una sua vecchia idea, che era appunto scrivere in Aspromonte, ed era quella di far diventare il vecchio centro di Africo, quindi quello abbandonato sulle montagne, residenza per scrittori, portare gli scrittori in quei luoghi abbandonati per far rivivere, per far rivisitare il senso dei luoghi, per far trarre ispirazione da quel luogo, da quei contesti, e quindi per fare scrivere in Aspromonte e dell'Aspromonte. A quella suggestiva idea abbiamo unito la mia piccola e modesta esperienza da pubblico amministratore alla guida dell'assessorato alla cultura del Comune di Bova, che in 3 anni di attività ha visto posti in essere sul territorio tutta una serie di iniziative legate alla convegnistica, alla presentazione di volumi di autori nazionali ed internazionali e ovviamente anche a quelli locali. Che ha riscosso un discreto successo e che ha fatto diventare nell'immaginario collettivo Bova punto di riferimento culturale in provincia. Questo personalmente mi riempie di orgoglio perché mi dice che la strada tracciata era quella giusta e proprio su quella strada, unendo, ripeto, la mia esperienza a quella di Gioacchino Criaca, a quella sua idea e unendo queste due all'attività della redazione di Inaspromonte, abbiamo pensato a questa rassegna culturale itinerante, quindi di questo si tratta, che proponga in diversi centri storici della provincia, quindi prettamente in area parco, ma non solo, anche fuori, laddove c'è la sensibilità di realtà locali come possono essere le amministrazioni comunali o altre realtà attive sul territorio, agenzie di sviluppo e quant'altro, dove ci sia un interesse, andiamo a portare la nostra esperienza. Cosa facciamo?
Si tratta della presentazione di volumi di autori prettamente locali o al massimo regionali, perché sono tematiche strettamente legate alla montagna o al territorio comunque vicino alla montagna. E, dicevo, presentazione di volumi, però con annesse altre attività, altri aspetti, ecco. Per meglio dire, della nostra cultura, della nostra arte, di quello che la montagna sa offrire, che sono la musica, sono i reading letterari e quindi ovviamente anche una parte strettamente artistica e la degustazione anche dei prodotti tipici a margine delle manifestazioni. Quindi un compendio di buona parte del meglio che l'area aspromontana possa offrire. Ci sono anche i paesaggi, ci sono i panorami, ci sono i centri storici. Questo come è successo nei primi tre appuntamenti, diventa un'occasione anche per riscoprire alcuni centri fino ad ora poco visitati o comunque non conosciuti dal grande pubblico. Quindi cerchiamo di unire la parte strettamente letteraria alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni. Ecco, questo è Scrivere in Aspromonte. Scrivere in Aspromonte che è al terzo appuntamento, e cioè, chiedo scusa, al quarto appuntamento. Il terzo si è svolto a Sant'Agata del Bianco qualche settimana addietro. Il primo è stato ad inaugurare la rassegna ad Ardore Superiore, poi c'è stato Brancaleone, poi appunto Sant'Agata del Bianco. Il prossimo fine settimana saremo ad Amendolea dei Condofuri con un suggestivo lavoro di Vito Teti sugli scritti di Corrado Alvaro. Ecco, quindi sarà un appuntamento anche molto interessante. E poi a questo naturalmente uniremo la musica e la poesia di Gianni Favasulli e Lucia Catanzariti e un reading letterario, appunto, come dicevo prima, ad impreziosire il tutto. Poi ci sarà naturalmente la degustazione dei prodotti tipici. In questo interviene anche il Comune di Condofuri che ha dato il patrocinio all'iniziativa, per questo ringrazio il sindaco, l'avvocato Mafrici. Al pari di Mafrici, tante altre amministrazioni comunali si sono dimostrate sensibili a questo tipo di iniziative, stanno sposando l'iniziativa. Addirittura, come nel caso di Sant'Agata del Bianco, ci giungono richieste per degli appuntamenti fuori programma, perché la tappa di Sant'Agata non era inserita nel nostro programma, ce l'ha espressamente chiesto il sindaco. Questo testimonia la sensibilità degli amministratori locali rispetto a questo tipo di iniziative e l'interesse che questo tipo di iniziativa sta destando. Ecco. Quindi Scrivere in Aspromonte nasce, diciamo così, nell'entroterra e poi cresce in tutto il territorio della provincia. Sì, esattamente. È un'iniziativa che, come dicevo prima, si sta espandendo. E nasce, sì, effettivamente nasce in Aspromonte, però abbraccia poi larga parte della provincia, perché le tematiche sono comuni poi. La cultura è un ideale filo conduttore per tutte quelle attività che dall'Aspromonte al mare uniscono la provincia reggina e che ovviamente danno un quadro d'insieme rispetto a un contesto molto variegato, dove mare e montagna si toccano quotidianamente, dove le esigenze della cittadinanza sono per lo più uguali, dove l'asprezza del territorio è intervallata poi dalla presenza del mare, ecco. Quindi è una realtà senza soluzione di continuità, perché la Calabria è variegata, la provincia reggina in particolar modo, è variegata da un punto di vista geomorfologico, ma è unita da un punto di vista culturale ed è proprio questo filo conduttore che cerchiamo di seguire attraverso la nostra iniziativa. Iniziativa che non si rivolge soltanto al mondo degli adulti, ma arriva anche tra i ragazzi, e quindi avete un'esperienza che sta per partire con le scuole, quindi con gli adolescenti. Sì, questa è un'altra cosa a cui teniamo in modo particolare, unita alla presentazione dei volumi in senso stretto. L'attività con le scuole è quella che ci preme particolarmente, perché ovviamente le scuole sono tra le prime agenzie formative del territorio e in questo senso è giusto che il messaggio si rivolga ai ragazzi delle scuole, perché è in loro che, ovviamente sembra una frase fatta, però in realtà è così, che si rivolgono le nostre speranze per un futuro che sia diverso rispetto a quello che stiamo vivendo. È un futuro in cui la strada maestra,
sia la cultura, perché è dalla cultura che si deve partire. Poi, naturalmente, insomma, tutto viene di seguito, insomma, come si dice. E sì, rispetto alla questione scuola, noi inaugureremo un ciclo di appuntamenti proprio il prossimo fine settimana dall'Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina. Per questo ringrazio la preside, la dottoressa Carmen Lucisano, che è molto sensibile a questo tipo di iniziative. Cosa abbiamo fatto a scuola? In sostanza abbiamo proposto alla preside, quindi poi alle insegnanti di riferimento, di passare il nostro mensile nelle classi del liceo, dove mese per mese verrà letto, e alla lettura seguirà un'analisi critica dei testi. A rotazione, una volta al mese, ci sarà un componente della nostra redazione che andrà a supportare i ragazzi e gli insegnanti nella lettura critica dei testi. Quindi si parlerà di cosa? Segnatamente nell'incontro che si terrà questo fine settimana, costruzione di un mensile. Noi risponderemo io, Antonella Italiano, Domenico Stranieri, che è un altro collega. Risponderemo alle domande dei ragazzi, domande che saranno sostanzialmente indirizzate a capire la costruzione di un periodico o di un giornale in linea più generale, la valenza e il senso del progetto di scrivere in Aspromonte. Qual è l'obiettivo invece del nostro mensile? Qual è l'obiettivo del periodico? Quali messaggi intende dare? E poi soprattutto il ruolo dei media e dei social, quindi i nuovi strumenti di comunicazione nella crescita culturale della società contemporanea. Ecco, questi saranno in linea di massima gli argomenti che tratteremo il prossimo fine settimana con i ragazzi. Questo è un appuntamento al quale ovviamente faranno seguito degli altri, in altri istituti scolastici con cui già abbiamo dei contatti avviati, insomma già avanti. Quindi, ci sarà un calendario di appuntamenti anche nelle scuole, lo inauguriamo all'Istituto Euclide di Bova Marina, questo mi fa molto piacere perché è la massima agenzia formativa sul territorio dell'area grecanica e avere l'attenzione di un istituto prestigioso come l'Euclide per noi vuol dire tanto perché vuol dire che abbiamo intrapreso la strada giusta. Quindi invitiamo anche tanti altri cittadini che stanno ascoltando ad intraprendere questa strada, cioè ad avvicinarsi, ove possibile, a questi incontri e comunque seguire e perseguire la strada della cultura. Sì, ovviamente l'invito è implicito. Naturalmente ognuno a suo modo e ognuno per gli ambiti di propria competenza ritengo sia utile seguire questi tipi di appuntamenti. Non già perché tutti debbano diventare dei giornalisti o perché tutti devono capire come viene strutturato un giornale, non è quello in realtà l'obiettivo. Per i ragazzi o per chi è interessato al mondo del giornalismo può essere quello. Per chi non è interessato a quello può essere l'analisi delle tematiche che in Aspromonte, cioè qui, perché è giusto fare capire anche qual è la veste grafica, ecco, perché è un mensile ed è un prodotto abbastanza semplice, però anche molto complesso nella costruzione e nei contenuti, perché si affrontano tematiche di diversa natura e molte anche di stretta attualità. Quindi anche rispetto a questo può essere utile orientarsi, perché tanta gente si avvicina a determinate tematiche che in realtà non conosce bene o addirittura disconosce completamente. Poi magari si scopre che il nostro territorio, che molti pensano sia povero, in realtà è un territorio molto ricco, soprattutto di cultura e non solo, anche di beni culturali. Grazie a Gianfranco Marino e diciamo con una battuta in bocca al lupo. Sì, noi a dire il vero da ambientalisti e facciamo, qua c'è anche il lupo sul giornale, quindi è anche un nostro logo, non ti posso rispondere crepi il lupo, ti rispondo grazie e ti rinvio al prossimo appuntamento. Grazie.